Cari amici, siamo di nuovo insieme per esplorare gli eventi della comunità italo-canadese. Quest'oggi ci troviamo a Montreal, siamo oggi qui proprio per andare ad osservare un evento molto importante, l'eleganza e la beneficenza insieme. Grande eleganza ovviamente nella comunità italo-canadese qui a Montreal, ma anche grande beneficenza, perché la fondazione fa grandi cose a livello di educazione, a livello di socialità, a livello anche di diffusione della lingua italiana. Allora questo evento, questo ballo dei governatori davvero assume un rilievo importantissimo per tutta la comunità italo-canadese. Andiamo a vedere. Il ballo dei governatori è il 30° quest'anno, è il ballo della comunità italiana a Montreal. E la fondazione aiuta quelli che hanno il bisogno, ospedale, università, scuole italiane. Allora il bisogno nella comunità italiana, e la fondazione dà il contributo dove c'è questo bisogno. Una serata dove onoriamo tutti i nostri membri, i nuovi membri che si sono aggiunti alla la famiglia della Fondazione quest'anno. Siamo fieri di questa cosa, fieri di questo organismo, fieri di questi membri che si sono dedicati alla Fondazione per tanti anni. Abbiamo fatto delle raccolte, raccogliamo suprameno 1 milione all'anno. È un sostegno molto conosciuto qui a Montreal, anche se ci sono gente sempre che non conoscono, però è importante che noi vogliamo uscire con questo messaggio. Altro di più quest'anno, abbiamo unito gli altri organismi della nostra comunità insieme, il congresso, la casa, la CIPA e anche il centro Leonardo da Vinci, che speriamo che in questa unità facciamo una forza e un aiuto più grande alla nostra comunità. Not only is a united community symbolic, it allows each community group to cater more effectively to the community's needs via collaborative efforts. Gli italiani di Toronto, gli italiani di Montreal, anche gli italiani di Vancouver, solo per dire, credo che siamo ben visti nella nostra comunità. Come ho detto, siamo una dei più grandi comunità etnici qui a Montreal e credo che abbiamo fatto tantissimo e continuiamo di fare tanto per la comunità, e credo che siamo ben visti.